Prenderà il via dal prossimo 24 novembre nella cornice medievale del castello È Natale, l'evento natalizio più atteso nel suggestivo borgo di Monbaroccio. L'iniziativa è entrata nella fitta rete di eventi del Natale che non ti aspetti. In pochi anni ha visto un crescente successo con migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia, confermando il lavoro che da mesi i tanti volontari e la Proloco hanno messo in campo per garantire la promozione turistica e dei tanti prodotti che anche quest'anno saranno esposti nelle 37 casette artigianali dislocate lungo le vie principali del borgo. È un grande evento che non solo produce economia, ma produce anche quell'aspetto umano di lavoro insieme, di stare insieme, di fare comunità. Questo per noi è un grande onore e un gran momento anche particolare, perché vede al lavoro tutta la comunità di Monbaroccio, ma soprattutto vede la promozione della nostra Monbaroccio, perché quello che noi teniamo particolarmente è proprio promuovere il nostro territorio. L'evento si articolerà con un ricco calendario di appuntamenti in programma, a partire da un'iniziativa di solidarietà nei confronti della cittadina di Sappada, colpito dal maltempo, nel quale avrà a disposizione due casette nella piazza centrale, con lo scopo di promuovere i propri prodotti tipici e materiale informativo, con la possibilità per i visitatori di dare un contributo per la ricostruzione delle due baite della Proloco friulana andate distrutte. E abbiamo diversificato un po' l'evento punta del nostro mercatino, quindi la nevicata artificiale. Ci sarà uno spettacolo dentro lo spettacolo, insomma. Inoltre abbiamo delle ambientazioni nuove come il villaggio di Babbo Natale e ci sarà un'ambientazione per i più piccoli all'interno del giardino di Palazzo del Monte, uno snow globe e un'animazione proprio fatta con dei professionisti. E inoltre abbiamo poi tanti espositori, anche nuovi, che vengono poi da diverse parti d'Italia. Spazio infine alle scenografie che renderanno, da come annunciato in conferenza, l'atmosfera del borgo ancora più suggestiva. La Casa delle Lanterne, questo spazio micro, ma non per questo meno magico e meno fantasioso. Il nostro cavallo di battaglia, il paesaggio invernale. In una vecchia filanda abbiamo quest'anno la novità luminarie all'interno del borgo, nella piazza principale, Piazza Barocci. Per finire abbiamo di nuovo un'altra ambientazione all'interno sempre del borgo, all'inizio del paese lungo la via Guidubaldo, il ghiacciaio con questo stalattiti e stalagmiti abitato da pinguini, anche qui stambecchi, e queste luci di grande atmosfera, di grande magia.